Una sera mentre ci trovavamo a un concerto a Forlì, un bluesman Emiliano Romagnolo raccontò questo fatto mentre presentava appunto il primo brano del suo concerto. Raccontò che quando veniva a pescare nelle nostre zone, qui sul delta del Po, dalle nostre parti, verso Argenta, verso le campagne di Filo, sentiva la presenza forte del blues. Il momento principe di questo genere musicale è appunto la fisarmonica che noi abbiamo adottato. Incontrando Silvia presso la nostra scuola di musica abbiamo messo in piedi questo progetto e attualmente lo stiamo portando in giro. Oh, baby, listen to me. Nella musica Zydeco lo strumento principale è una sorta di organetto che si chiama Melodeon. Noi però abbiamo riadattato questo genere di musica alle nostre sonorità usando la nostra fisarmonica tradizionale. Questo è un dobro. Il dobro è una chitarra particolare acustica che usavano i bluesmen quando ancora ovviamente non c'era l'elettricità, perché ha un suono che è molto più alto rispetto a una chitarra acustica. È fatta con, chiamata bell brass, con ottone di campana cromato. Credo fortemente che questo animo blues, questo sentire la vita in un modo particolare, abbia dato il via a questa progettualità che da tempo stiamo portando avanti. Lo credo fermamente anche perché penso ci sia una forte analogia fra la tipologia di vita sul nostro delta del fiume Po e con la vita che hanno praticamente vissuto gli abitanti del delta del Mississippi nel secolo scorso. Il repertorio che portiamo in giro nei nostri spettacoli è costituito da una selezione dei brani più famosi del genere Zydeco, appunto, adattati al nostro organico che è principalmente di tre strumenti: fisarmonica, chitarra e dobro. Questo ha stimolato fortemente appunto una ricerca sulla storia del blues, sui personaggi che l'hanno reso famoso nel delta del Mississippi, e è partito quindi il nostro lavoro